avevamo la tenda in comune e non c'era verso di tenerla in ordine, no? Lui aveva di tutto, libri, giornali, no? E mentre io soffrivo perché avevo bisogno di spazio, lui invece si allargava. Beh, eravamo alle superiori assieme, ci siamo conosciuti all'inizio degli anni 60 all'Istituto Tecnico e fra l'altro Miran era l'unico sloveno della classe, quindi spiccava un po' come questa particolarità. Qua a Trieste c'era tutto un giro pulsante di rock e Miran faceva parte, pur non essendo musicista, di quel giro di rock. La passione per la fotografia si è sviluppata lentamente. L'uscita del film Blow Up ha dato una botta a tutti quanti noi di quella generazione. Sperimentare, di fare con filmetti, con fotografie. Queste sono le sue prime foto, la prima volta che ha lavorato per un mezzo di informazione pubblico, diciamo. L'attentato alla SIOT di Trieste, Settembre Nero, poi è arrivata la grande storia del terremoto in Friuli. Adorava di occuparsi di musica, per esempio, aveva fatto con passione questi videoclip per Vecchioni, per Alice, ma gli piaceva comunque anche servizi riguardanti la natura, mi ricordo viaggi in elicottero, e era una persona che aveva vari interessi. Però quando scoppia la guerra e Miran diventa reporter di guerra. Sì, io ero molto impressionato e confesso che gli ho detto diverse volte di lasciar stare. È stato un passaggio improvviso, diciamo, perché anche la guerra è scoppiata all'improvviso. E lui era una persona estremamente professionale. Miran lavorava, aveva accettato volentieri ed era diventato un corrispondente di guerra. Non penso fosse stato il fine della sua vita far questo. Era curioso Miran, voleva andare a vedere le cose, ma non cercava il rischio, andava a guardare. Noi ci siamo conosciuti e siamo partiti, e siamo stati in Nepal un mese e poi abbiamo viaggiato tantissimo, appena si poteva si viaggiava, il suo lavoro era nel viaggio, la sua morte è stata nel viaggio. Io ho continuato a viaggiare con mio figlio ora ha studiato all'estero, ha viaggiato e ora lavora lontano da casa. Io continuo ancora.